Siamo al palazzetto di Monte di Procida, il Pala Pippo Coppola, e siamo col presidente della Virtus Monte di Procida, Biagio Romeo. Allora, presidente, lei vuol presentare un bellissimo evento che si terrà qui al palazzetto ad aprile. Sì, stiamo organizzando per il 23, 24 e 25 aprile un torneo nazionale riservato a due categorie, categoria Under 15 e categoria Under 12, che si svolgerà in contemporanea al palazzetto Pippo Coppola e alla palestra Aldo Romeo. Sarà un torneo suddiviso in due gironi da 8 squadre, quindi ogni squadra partecipante farà 4 partite, che lo farà una venerdì pomeriggio, 2 nella giornata di sabato e una domenica mattina. Quindi saranno ragazzi di tutta Italia che parteciperanno a questo torneo. Stiamo avendo delle belle soddisfazioni perché ci sono già delle adesioni di squadre del nord. Posso dire che sicuramente parteciperà Nertona, che è una squadra che milita in A1 di basket, e la ciliegina sulla torta, stiamo vedendo di portare anche qualche squadra straniera. Ma la cosa più importante è sempre valorizzare Monte di Procida, non solo da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista culturale, in quanto verranno genitori da tutte le parti e quindi potranno vedere le nostre meraviglie. E questo è soltanto l'inizio per prepararci nel migliore dei modi nel 2023, che Monte di Procida, come tutti ben sappiamo, che è capitale europea dello sport, dove noi come Virtus Monte di Procida, che proprio nel 2023 compiremo i 30 anni della nostra storia, essendo nati nel 1993, organizzeremo tanti eventi, quindi sia a livello nazionale che a livello internazionale, e non solo di basket, ma soprattutto anche stiamo organizzando, già lo posso dire, la Coppa Italia di Basket, che è una nuova disciplina dove noi ci teniamo molto, in quanto stiamo lavorando e stiamo formando una bella squadra. Quindi lo sport è per tutti, viva Monte di Procida!